In questo video le presentiamo l'interfaccia Blueface con la nuova funzione EcoAdapt, che le permetterà di vedere e impostare distinti livelli di efficienza energetica nel suo sistema di zonificazione Air Zone. La funzionalità EcoAdapt è rappresentata nel Blueface mediante un'icona informativa che utilizza diversi colori in funzione del grado di efficienza ottenuto. I codici di colore utilizzati sono rosso per una situazione di elevato sovraconsumo, arancione per una situazione di sovraconsumo, giallo per una situazione di efficienza e risparmio, verde per una situazione di alta efficienza e risparmio. Per attivare questa funzionalità, premere sull'icona in basso a sinistra. Se è la prima volta che vi accede, dovrà selezionare il tipo di installazione. Se seleziona residenziale, di seguito selezioni la nazione e la zona climatica. Una volta realizzate queste opzioni, scelgo l'opzione desiderata. Il suo Blueface dispone di 4 modalità EcoAdapt. In modo manuale la temperatura di riferimento sarà quella che è imposta manualmente nel Blueface Maestro. Se al contrario opta per il modo automatico, la funzionalità EcoAdapt le offre 3 distinti livelli di efficienza, A, A+ e A++. In ognuno di questi modi viene imposta una temperatura ambiente ogni volta più efficiente. Queste sono state selezionate in base a quanto stabilito dalle normative europee vigenti. Se la sua installazione è di tipo residenziale ed è in più dotata di un'interfaccia di comunicazione con la macchina, sarà mostrata anche una stima percentuale del risparmio ottenuto. AirZone le offre maggiori informazioni sulla funzionalità che le stiamo presentando tramite un'icona di aiuto dedicata esclusivamente a EcoAdapt. Premere sull'icona della funzionalità e di seguito sull'icona di aiuto per EcoAdapt. Nella prima schermata apparirà un testo esplicativo e nella seguente schermata un codice QR che potrà leggere con il suo smartphone o tablet per accedere alla nostra pagina web. Per ulteriori informazioni potrà vedere gli altri video attraverso il nostro canale YouTube.